11 settembre 2011. Leggo la Repubblica. Sono le 9:02 del mattino, 11 settembre 2001. È il secondo aereo dirottato dai jihadisti di Al Qaeda, eccetera. 9:02 di 10 anni fa. Manca 5-6 minuti, ma la prima delle due torri è già stata colpita dal primo aereo. Tra 5 minuti sta arrivando il secondo aereo guidato dai jihadisti di Al Qaeda. Che fenomeni! Praticamente non erano in grado di guidare un aereo da turismo qui di Peretola e sono riusciti a fare una cosa strabiliante, come se io che parlo a un certo punto mi presentassi dal cielo della luna e sono arrivato in questo determinato secondo, come era stato previsto da me e da altri miei amici dilettanti, così. Come gli astronomi dilettanti, no? Che scoprono a volte veramente pianeti, stelle, cose importanti che girano nel cielo. Allora io mi vesto un momento da Roberto Quaglia, scrittore di fantascienza, Steve Alten, scrittore di fantascienza. The Shell Game, a proposito, non l'ho detto ieri, vuol dire, si traduce il gioco delle tre carte, cioè un gioco che serve a imbrogliare i passanti per strada e a spillargli i quattrini con poca fatica. Leggo da Wikipedia: drone, robotica, robot con limitate capacità decisionali che può essere comandato da lontano, come ad esempio aeromobile a pilotaggio remoto. Aeromobile a pilotaggio remoto. Due aerei che si schiantano con precisione a una certa altezza, come previsto, sulle Twin Tower, sulle Torri Gemelle, che hanno altri cinque fratellini che si chiamano Buildings Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le due torri sono Number 1 and 2. E poi c'è questo fratellino settimo che per simpatia, dice qualcheduno, si trova anche scritto, è crollato in quella maniera dolce dolce, per simpatia con le due torri. Questo non lo dicono scrittori di fantascienza, lo dicono personaggi incaricati di fare relazioni per il governo americano su come sono andate veramente le cose. Allora io mi permetto. È possibile avere un software che da terra prenda in mano a un certo punto un aeromobile di dimensioni Boeing, chiuda tutto, quelli che sono i servizi dei piloti, e faccia lui da terra il dirigente, capace di dirigere un aeromobile? Certo, è possibile. Un aereo diventa robot, viene guidato da terra e a terra chi è in grado di fare queste cose? È in grado, per esempio, in una zona del pianeta c'è un edificio a cinque punte, il Pentagono, e lì c'è gente che è in grado di fare questa operazione. E allora prendo in mano questi due aerei, li faccio diventare e li porto sulle due torri a distanza e
E poi per simpatia l'edificio numero 7 cadrà dopo, pochi minuti dopo, e dopo pochi minuti sì, succederà un'altra cosa, che un altro aereo diventato drone, ma però in forma di missile, per una magia, dopo che le prime operazioni sono state terminate, si va a cacciare dentro la bocca di questo pentagono, magari proprio nella zona da cui era partito il software che ha creato il drone e che ha preso in mano i due aerei pilotati sulle due torri. E così spariscono macchinari. Non diciamo le persone che possono essere in quei pochi minuti benissimo fuggite e essersi riparate. E questa è una storia naturalmente. E perché Atta, l'abbiamo visto entrare nell'aereo, tanto di fotografia, Atta l'egiziano, no? L'unico non saudita di questi 17, quanti erano jihadisti. E come si spiega questa cosa? In quei giorni, dice Webster Tarpley, ma anche se non lo dice lui, è un dato di fatto, è in quei momenti stessi dell'11, 9-11, c'erano in corso una quarantina di operazioni simulate di attacco terroristico. Quindi è facile nel fotografare, nel documentare queste simulazioni di attacco terroristico, mettere insieme colloqui, fotografie, e poi quando non sai più qual è il vero attacco e qual è quello simulato, mescoli le carte, viene fuori un'atta che entra nell'aereo, ma non sa mica se era rientrato in un piano di simulazione programmato dal governo degli Stati Uniti. Ma chiudo cambiando discorso, perché sempre il mio idolo in questo momento, Oval Zinn, mi spiega, urbanino mio, cerca di essere pieno di speranza in tempi cattivi, perché non c'è bisogno di essere romantici. La storia umana è una storia non solo di crudeltà, ma anche di passione comune, sacrificio, coraggio, gentilezza. Allora parla anche di questo. Allora io dico, lasciate perdere i titoloni del Corriere. 11 novembre, siamo ancora in pericolo, Obama abbiamo vinto, Al Qaeda è sempre più debole, o anche Repubblica. Parla un po' di terraferma di Crialesi al Festival di Venezia, ma anche di Faust, questo uomo, cioè tutta l'umanità che si vende al potere e che poi vive un dramma. E pensa anche, parla anche dei grillini di ieri a Roma, la storia delle cozze di questi uomini che si abbarbicano allo scoglio della poltrona e non l'abbandonano più, costi quel che costi. E anche agli indignados di oggi e di domani, che dalla Spagna hanno così trasmesso questa loro forza generazionale all'Italia e al resto del mondo. E quindi dai un po' di speranza e valorizza tutto questo. C'è il sole dopo la luna, proprio è un mondo, tutto sommato, sarebbe stato fatto anche bene per viverci in maniera dignitosa. E con l'augurio di questo sole di oggi, buona giornata, buona fortuna. Good day, good luck.